dall'Abruzzo ci spostiamo in Sicilia con Fabio Termine, Italia in Comune appunto in Sicilia, consigliere comunale di Sciacca. Buongiorno, buongiorno. No. Perché avete deciso di aderire a Italia in Comune? Allora, noi intanto abbiamo raccolto con favore questo invito perché riteniamo che sia fondamentale mettere in rete tantissime esperienze che non vengono soltanto dalla Sicilia ma vengono da tutte le parti d'Italia, esperienze civiche che nei territori riescono a dare delle risposte. Io sono un consigliere comunale di Sciacca, in provincia di Agrigento, e abbiamo un movimento politico che si chiama Mizzica. Da noi lo chiamiamo movimento ma in realtà siamo un partito, questo per tornare a quello che si è detto prima. Siamo un partito perché abbiamo tutte le caratteristiche del partito, abbiamo dei gruppi di lavoro che giornalmente si occupano delle proposte, abbiamo tantissima gente che si è avvicinata e che si impegna in tantissimi settori della società ma non lo faceva in politica. Noi abbiamo costruito due liste, io sono stato candidato a sindaco e ho preso il 21% in una città come Sciacca che a differenza di altre realtà, come ho sentito nei discorsi di prima, ha un movimento 5 Stelle che ad ogni competizione elettorale arriva al 45%, un centrodestra strutturatissimo che arriva sempre a percentuali importanti e nelle ultime elezioni c'è stato anche un centrosinistra che si è presentato con 5 liste. Noi ci presentiamo, prendiamo il 21% che la legge elettorale ci regala, un solo consigliere comunale che sono io. Ecco, questo per dire che cosa? Che da quel momento in poi sì. Cosa succede? Che sostanzialmente la prima domanda che mi hanno fatto dopo l'elezione al Consiglio Comunale mi hanno detto: come ve lo scambiate questo 21%? Cioè come volete far valere questo 21%? E mi hanno proposto una candidatura alle regionali come si usa fare in politica di solito. Ecco, la nostra presenza qui è il frutto del rifiuto di questa candidatura perché penso che oggi non ci sia. Penso che oggi non ci sia bisogno di fare politica per fare politica. Si citava prima Seneca, secondo me di Seneca si deve cogliere le brevità dei vite. Io penso che non abbiamo tutto questo tempo per programmare ed è il motivo per cui noi non abbiamo scritto un programma per partecipare alle elezioni, ma abbiamo partecipato alla competizione elettorale perché abbiamo un programma, che è una cosa diversa. E penso che in questo modo si debba agire anche a livello extraterritoriale. La nostra presenza qui ha questa valenza perché ritengo che non ci sia più spazio e tempo per fare progetti al ribasso che garantiscano sempre lo stesso ceto politico e che poi non danno risposte ai territori. Oggi c'è bisogno di un progetto che sia aperto a tutti, che parli a tutti con linguaggi semplici, con linguaggi nuovi, con nuove parole, ma soprattutto un linguaggio che parli di innovazione. Purtroppo io parlo da categoria anche che è vessata da questo periodo storico culturale perché a 28 anni purtroppo si va sempre fuori dalla propria terra per avere un ruolo. Ecco, si citava poco fa anche l'esperienza della fuga dei cervelli. Il mio assessore designato veniva da 10 anni di lavoro a Dubai, però ha sentito il bisogno di tornare nella propria terra per dare un contributo. Ecco, Renzo Piano diceva questo, diceva andate, partite, però poi tornate per dare il vostro contributo, partite per curiosità, ma non partite per disperazione. Ecco, penso che oggi si debba dare questo messaggio, quello di dare un progetto che fondamentalmente abbia il compito di far restare qui la gente, ma per dare una svolta. Ecco perché penso che sia necessario parlare sempre ed esclusivamente di contenuti, di farlo tutti i giorni, perché è importante partire dai territori? Perché dai territori si tratta di temi veri. Poco fa Pizzarotti diceva dell'imposta di soggiorno, noi un mese fa abbiamo presentato al Comune di Sciacca una proposta su una rivisitazione dell'utilizzo dei fondi dell'imposta di soggiorno, perché è vero che in tanti comuni non vengono utilizzati a dovere, però la soluzione non è cancellare l'imposta di soggiorno, perché in un paese come Sciacca significherebbe rinunciare a 1 milione di euro, in un paese che vive di turismo non si può rinunciare a 1 milione di euro perché c'è un governo che ha deciso di fare un fenomeno. Ecco, quindi si deve partire da lì, si deve partire da mettere in rete tutte queste esperienze. E poco fa parlavo anche con una persona che viene dalla provincia di Caserta e mi diceva la cosa difficile poi è superare i colossi della comunicazione.